Carte e cartuzze ti invadono la casa? Bene, prendi un pacco di cereali e vieni con me. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi cartonaggio, riciclo creativo, creeremo insieme un bel raccoglitore per mettere in ordine fascicoli, opuscoli, riviste che occupano un grande spazio nelle nostre case e danno a queste un aspetto sempre disordinato e approssimativo. Perché non creare dei bellissimi fascicoli entro cui inserire per argomento le varie cose che occupano le credenze di casa nostra e dare un aspetto anche ordinato all'insieme. Creeremo un bel fascicolo raccoglitore con uno scatolo di cereali. Sì, avete capito bene. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro raccoglitore. Allora, ci vuole uno scatolo di cornflakes o anche uno scatolo grande che contenga magari, che ne so, dei biscotti, della pasta. Io quelli dei cornflakes li trovo perfetti. Poi della colla vinilica, della colla in stick, un pennello, cutter, squadrette, forbici e poi della carta da regalo. Io come carta da regalo userò una carta pacchi che è da una parte blu e una parte appunto color carta pacchi, ma voi potete usare qualunque tipo di carta abbiate a disposizione. Questi raccoglitori vengono bellissimi anche con la carta da giornale in contrasto con la carta pacchi. Cominciamo subito. Come prima cosa, con la carta che ho a disposizione devo creare dei centrini di carta, questi qua. Non ho né un numero né una misura prestabilita perché poi li assemblerò sulla coperta, sulla parte frontale del raccoglitore per decorarli. Se avete una carta già decorata che vi piace particolarmente potete tranquillamente saltare questo passaggio. Potete anche fustellare le forme con una Big Shot se avete delle forme da fustellare e appiccicatele tutte. Io oggi voglio fare un progetto molto semplice con voi, alla portata di tutti, è veramente di basso riciclo, quindi impatto zero sia ambientale che di costi, e di conseguenza farò tutto a mano insieme a voi. Allora, come prima cosa per fare un centrino, naturalmente voi fatene di differenti misure. Innanzitutto vi allego il link qua dove c'è lei col pallino, perché vi ho già insegnato a fare i cristalli di neve con questa tecnica e la tecnica è esattamente la stessa. Cosa si fa? Si fa una circonferenza e io utilizzo un mezzo di fortuna per tracciare la mia circonferenza. Se li voglio tondi, se li voglio quadrati invece lascio la forma quadrata. Ritaglio, quindi piego in due, ancora in due e ancora in due. E comincio con le forbici a fare dei ritagli che fungeranno da decoro del mio cristallino, in modo che poi mi esca un centrino bello decorato. I tagli li do un po' a fantasia, un po' adorno la parte esterna e con qualche buco il centro, per esempio di questo, do qualche taglio più o meno arcuato all'interno. Sul video che vi ho linkato troverete anche diversi schemi per delle forme se non avete fantasia, ma è impossibile non avere fantasia in questo senso, perché qualunque cosa tagliate qualcosa viene sempre fuori e di solito è qualcosa di grazioso. Bene, fatti una decina di questi cerchietti, quadretti, quello che vi pare, passiamo veramente al vero e proprio raccoglitore. Allora, noi useremo tutto il pacco di cereali nella sua lunghezza massima, però non soltanto da una parte. Dall'altra parte voglio tagliare un taglio diagonale che mi consenta di infilare all'interno i miei fascicoletti. Quindi decido quanta parte voglio che rimanga di sponda. E allora io prenderò di sponda una sponda di 10 cm e segno il punto con la matita da una parte e naturalmente anche dall'altra. Adesso con una squadretta devo unire il punto esterno dell'angolo con la sponda che ho preso, così, e quindi anche l'altra. Quindi giro
e unisco anche i due punti qui, i 10 cm da una parte e dall'altra. Tagliamo la parte che vogliamo rimuovere con un cutter. In realtà il raccoglitore è già pronto, se non fossimo troppo schizzinosi potremmo anche tenerlo così. Ma non scherziamo, foderiamo il nostro raccoglitore. Prendiamo la carta pacchi. Allora, come prima cosa dobbiamo fare tre facciatine che siano due di questa dimensione, una di questa e una di questa laterale. E saranno gli interni con cui rifinirò poi il raccoglitore. Quindi prendo ben bene le misure e ricavo tali e quali alla mia scatola. Fatte entrambe le spondine, adesso faccio i laterali e anche questi due pezzi sono fatti. Quello che occorre fare adesso è rivestire tutta la scatola esterna. Per fare ciò devo aprire la parte inferiore, che poi andrò comunque a richiudere con un po' di colla a caldo o con una colla qualunque, e decido di che colore voglio fare il raccoglitore. Io lo voglio fare assolutamente blu, quindi cosa faccio? Prendo la colla stick, sporco il raccoglitore sull'angolo e piego su di esso la mia carta. Quindi con l'angolo del tagliabalza schiaccio bene. Fatto questo, passo la colla stick su tutta la base che voglio incollare. La colla stick ha di buono che, essendo una colla appunto abbastanza secca, non apporta umidità, quindi non fa imbarcare né il supporto cartaceo della scatola del cornflakes né tantomeno la carta su cui vogliamo che essa aderisca. Quindi tiro e schiaccio, semplicemente schiaccio. A questo punto ripasso anche qui dove ho agganciato la prima carta e su tutto il rimanente scatolo che voglio foderare. Piego e faccio aderire ben bene. Elimino gli eccessi. Ora tagliamo leggermente in esubero al di là dei bordi della scatola di cartone. Ora vi faccio vedere. Così. Ok? Quindi per farlo bene, dall'altra parte devo rigirare e tagliare di qua. Nella parte inferiore apriamo gli angoli. Ci conviene farlo sempre così, per rimanere sempre molto ordinati, e con la colla a caldo o con una colla un pochettino più tenace come l'attacca tutto, incolliamo anche questa parte. Ok, cominciamo adesso a chiudere il nostro raccoglitore. Innanzitutto sporco i margini in modo da rimboccare i bordini esterni. A questo punto sta dentro senza problemi. Mettiamo la colla all'interno del nostro raccoglitore, inseriamo la carta e lasciamola aderire ben bene. E anche dall'altra parte, ovviamente, inserisco, posiziono bene. E ora le faccette laterali. Anche l'ultimo lato è fatto. Adesso dobbiamo semplicemente inserire la base. Adesso decoriamo il nostro raccoglitore apponendo appunto delle figure che possano in qualche maniera renderlo anche carino dal punto di vista estetico. Prendo del Vinavil e non lo diluisco per questo passaggio, perché innanzitutto voglio che sostenga bene l'incollaggio e che non deformi la carta con un apporto eccessivo di umidità. E lo poggio un po'
così, dove mi piace, senza aver studiato troppo prima, diciamo così, un effetto anche un po' casuale. Fatto tutto ciò, quindi dopo aver incollato tutti i miei cristalli di neve, prendo un po' di Vinavil e la diluisco al 50%, quindi 50% di acqua e 50% di Vinavil. Con questa miscela di acqua e Vinavil ripasso bene su tutto il lavoro, facendo in modo che tutti i cristalli, che tutte le decorazioni vengano ben prese dalla colla, ma nello stesso tempo senza lasciare residui troppo spessi di colla. Quindi passo, ma poi stendo bene. Non vi preoccupate per queste strisce bianche, andranno via con l'asciugatura. Ora lasciamo asciugare completamente. Completata l'asciugatura del pezzo, quello che si avrà sarà questo, un bellissimo raccoglitore tutto fatto con materiali del riciclo e totalmente decorato da noi. Vi consiglio di fare un'etichetta che rimanga leggermente sopraelevata, semplicissimo da fare, basta mettere dello scotch biadesivo spessorato e voilà, fare aderire ben bene l'etichetta qui sul fronte e scrivere man mano quello che andrà alloggiato all'interno. Ora faccio una bella foto e noi ci vediamo dopo. Fascicolo, io questo l'ho dedicato a tutte quelle ricettine volanti che ho per casa. Ho tantissime riviste di cucine, tantissimi fogliettini che vengono messi accatastati così in maniera sparsa. Da questo momento hanno un luogo preposto per la loro raccolta. Spero che questo video ti sia piaciuto e se è così, mi raccomando, regalami un pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni e a non essere sommersa dalla concorrenza youtubiana. Se pensi che il canale lo meriti, aiutami a stare su, quindi grazie, grazie di cuore se vorrai farlo. Basta parlare, noi ci rivediamo anche sui miei altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, i link li trovate qua sotto, vi aspetto su Facebook, su Instagram, su Pinterest, cercate sempre Arte per Te e soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Grazie a tutti per l'affetto che mi dimostrate ogni volta, noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video appunto. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima, vi voglio bene!